siamo a Viterbo, al Teatro Unione, dove si celebrerà questa sera la finale dell'undicesimo concorso Fausto Ricci, organizzato dall'Associazione XXI Secolo, presieduto dall'avvocato Giuliano Nisi. La giuria è già pronta per decidere poi i vincitori, di cui parleremo poi alla fine della serata, ma intanto io ho qui con me la nostra presidente, la presidente della giuria, che è Giovanna Casolla. Cara Casolla, Giovanna, noi siamo amici di vecchia data naturalmente, mi dai un giudizio su quelle che sono state le giornate delle selezioni? Beh, è stato molto impegnativo perché c'erano tante belle voci, abbiamo fatto una selezione seria, veramente con grande oculatezza nello scegliere le voci e tanti bravi cantanti, questo l'ho riscontrato e questa è una cosa molto bella. Ecco, solitamente si dice che non ci sono più le grandi voci, non ci sono più le voci. Naturalmente lei rappresenta l'epoca d'oro della lirica, naturalmente i grandi artisti, i tuoi colleghi, per cui... Ma si dice sempre, ormai non ci sono più le voci di una volta. È vero questo secondo te o no? No, le voci ci sono, i maestri non ci sono, ahimè, purtroppo. I maestri di canto non ci sono. E anzi lancio un messaggio anche attraverso questa occasione. Invitare i conservatori e tutto ciò che sono gli studi musicali di abbinare uno strumento a fiato a tutti coloro che si avvicinano al canto, certo. Perché solo così capiscono come usare il diaframma, perché il canto si basa sul fiato. Per cui è un discorso proprio di insegnamento, perché le voci ci sono, basta scoprirle e soprattutto indicargli la strada giusta. Esatto, esatto, questo. Ecco, il concorso si divide in due percorsi distinti, voci emergenti e ruoli dell'opera. Quest'anno abbiamo la Traviata di Giuseppe Verdi. Come è stata la scelta dei protagonisti? È molto oculata, ma devo dire che abbiamo individuati due Alfredo e due Violette Valeri, e non è una cosa facile, voglio dire. Certo. Quindi pertanto si avranno l'opportunità di cantare tutte e due i cast, diciamo. Ecco, per cui diciamo siamo abbastanza ottimisti, no? Sul nostro futuro della lirica. Io ho una certa età, tu sei più giovane, sì. Ma noi rappresentiamo, come dicevo prima, l'epoca d'oro della lirica. Possiamo sperare in un futuro appunto roseo? Assolutamente sì, io ci credo, perché la musica non può terminare e le voci ci saranno sempre, devono starci buoni maestri e logicamente la serietà di chi si avvicina a questa arte molto difficile. Quindi l'abnegazione, lo studio continuo e la ricerca innanzitutto non solamente della voce, ma anche studiare il personaggio, la storia dei costumi e via di seguito. Ecco, è utile ricordare naturalmente gli altri componenti della giuria, la presidente Giovanna Casolla, poi c'è il direttore artistico dell'associazione del circolo Fabrizio Bastianini, c'è una tua collega Lucia Napoli, esatto. E poi c'è appunto Francesco Dinolfi del teatro San Carlo di Napoli, il regista Renato Bonaiuto e il sottoscritto, per cui noi ci accingiamo ad andare appunto a decidere i vincitori di questa sera, ne parleremo adesso con il nostro avvocato Nisi e poi ci ritroviamo alla fine. Buonasera. Siamo con i fautori di questo concorso Fausto Ricci, appunto notissimo baritono, ricordiamolo, che ha calcato anche il palcoscenico della Scala con la Ida, ha fatto una carriera internazionale e giustamente Viterbo lo ricorda grazie all'avvocato Giuliano Nisi, che ha organizzato 11 anni fa, penso, no? 11 anni fa, sì. 11 anni fa, pensate di organizzare un concorso per ricordare il concittadino, appunto, Fausto Ricci. Come è avvenuta questa scelta? La scelta è avvenuta grazie anche a Vincenzo Cenidi del Touring Club, che in un pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Viterbo ha riscoperto la voce di Fausto Ricci. Fausto Ricci, che oltre ad essere un baritono che, come abbiamo detto, ha avuto una importante carriera, in realtà era anche un valido insegnante di canto, e quindi abbiamo pensato che era la persona giusta per rappresentare la città di Viterbo in un concorso di voci giovani che potessero utilizzare appunto il concorso per iniziare ad affacciarsi alla vita e alla carriera lirica.
Ecco, il bilancio degli anni scorsi è stato positivo, perché so che molti ragazzi già calcano le scene di tutto il mondo. Sì, sì, molti ragazzi che hanno partecipato al concorso e che hanno vinto il premio Ricci e hanno già calcato il palcoscenico del Metropolitan, dell'Arena di Verona, in Scala, quindi significa che il concorso è stato frequentato e partecipato da ragazzi di sicuro talento. Ecco, do la parola anche al nostro direttore artistico dell'associazione, il maestro Fabrizio Bestianini, che ha deciso da qualche anno di fare un doppio percorso del concorso, cioè le voci emergenti e i ruoli d'opera. Come è avvenuta questa scelta? Perché scegliere dei protagonisti giovani per delle opere, appunto, non è così facile. No, certo, però risponde sempre alla stessa logica di cui parlava prima l'avvocato Nisi, cioè quella di offrire ai ragazzi un'opportunità, quindi non soltanto quella di vincere un premio che ormai si è consolidato, no, nel panorama nazionale e internazionale, ma anche di poter partecipare attivamente alla produzione di un'opera lirica che poi è, noi ci auguriamo, il loro destino principale. Beh, quest'anno è stato scelto un titolo abbastanza difficile, La Traviata di Giuseppe Verdi. Sentendo prima il nostro presidente della giuria, Giovanna Casolla, diceva che è stato trovato naturalmente i ruoli dei protagonisti. Sì, infatti è anche una cosa un po' inaspettata, perché considerata la difficoltà dell'opera e il tipo di vocalità che è richiesto, non sapevamo se saremmo riusciti a trovare il cast. Invece, per fortuna, ci siamo andati anche larghi, perché la bravura di questi ragazzi è davvero eccezionale. È un dato positivissimo. Ecco, la produzione di Traviata sarà quest'anno o l'anno prossimo? Come, cioè, logisticamente, la produzione vera e propria Traviata, quando sarà? Sarà il prossimo anno, perché noi facciamo il premio l'anno precedente a quello della produzione, e i ragazzi così hanno anche un anno di tempo per potersi preparare ancora meglio, anche se sono venuti preparatissimi, quindi la verità è che potremmo pure andare in scena tra qualche settimana, considerato da loro, il loro livello. Ecco, avete anche delle collaborazioni con altri teatri per poter far girare la produzione? Sì, sono attive una serie di collaborazioni, però adesso diciamo che sono ancora un po' in divenire, però sì, noi sempre cerchiamo delle partnership che ci permettano, insomma, di poter far girare la produzione e per far esibire i ragazzi in più palcoscenici. Beh, i propositi ci sono tutti, anche perché mi sembra di capire che qui esiste anche un'orchestra. Sì, c'è un'orchestra, non è stabile, ahimè, e noi contiamo, come sempre, no, di pensare positivo, di sperare che lo diventi. Però è un'orchestra che si esibisce con una certa regolarità, fatta di validissimi professionisti, e alla quale insomma ci affidiamo sempre. Passo la palla all'avvocato Nisi. Questa positività di avere trovato protagonisti del ruolo, possiamo così azzardare che al Teatro Unione, che io auspicherei che magari decidano di chiamarlo Fausto Ricci, il teatro, ci sia una stagione d'opera con i vostri giovani? Speriamo, questa sarebbe il coronamento di tutto questo lavoro, perché una stagione lirica vera e propria qui manca da oltre 30 anni. Quindi, insomma, riportarla al Teatro Unione sarebbe il successo e il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato 10 anni fa. Ecco, sentiamo sottofondo già i vocalizzi dei ragazzi nei camerini, siamo per entrare appunto nella finalissima, ci troveremo alla fine appunto per decretare i vincitori. Volete, io sono a disposizione. Si è appena conclusa la finale dell'11° premio Fausto Ricci qui a Viterbo, al Teatro dell'Unione. Avete visto, i ragazzi stanno, diciamo, esultando con la presidente, la signora Giovanna Casolla, e io sono altrettanto vicino a un altro grande, Alfonso Antoniozzi, un grandissimo amico, un grande cantante ancora in carriera, ma soprattutto con questi due incarichi che mi hanno stupito, perché non lo sapevo: assessore alla cultura e vice sindaco di Viterbo. Alfonso Antoniozzi. Non ci si può distrarre un attimo. Appunto, esatto. uno di lo ritrova qua. Allora, questo concorso, tu naturalmente lo porti avanti, cioè questa finale di stasera, che cosa pensi? È la strada giusta per andare avanti ancora? Io, guarda, sono molto contento che siamo arrivati alla 10ª edizione. 11esima.
Undicesima edizione, sì. Undicesima edizione. Siamo arrivati all'undicesima edizione. Beh, sono molto contento che siamo arrivati all'undicesima edizione. E sono contento perché questo è uno dei pochi concorsi italiani che poi ti dà la possibilità di andare in scena, no? E la cosa bella non è tanto vincere un premio, quello non è niente. La cosa bella è riuscire a rompere quella catena per cui se tu non vai in scena non viene scritturato, ma non viene scritturato se non ti vedono lavorare. Certo. E quindi tutti i concorsi come questo che danno la possibilità ai giovani di misurarsi e di vedere se oltre l'aria hanno poi la tenuta per fare questo mestiere, perché poi per fare questo mestiere servono tante cose. Ecco, è un concorso benedetto, sono molto contento che sia andata come è andata ed improvviso c'è del buio in palcoscenico. Va benissimo, c'è la luce della ripresa. Io penso e spero, dato appunto il tuo background, che a Viterbo si preannuncia un nuovo percorso lirico, perché la città ha bisogno, oltre che naturalmente i ragazzi che interpreteranno poi la Traviata, tutte le opere in concorso, ma una piccola stagione d'opera a Viterbo è necessaria. Sì, come sai è anche necessario trovare dei fondi. Questo sì, purtroppo. Quindi c'è bisogno della... che le realtà locali, che gli investitori locali capiscano quanto sia importante usare anche il bonus cultura, ad esempio, certo, no? Per supportare e magari avviare una piccola stagione lirica autoprodotta. Ecco, allora io spero che questo avvenga. Sono contento di averti rincontrato, ma non ti mollo. Non mollarmi. Non ti mollo. Per cui niente, adesso magari sentiamo i ragazzi vincitori. Allora, lasciamo il palcoscenico che ormai è un delirio appunto con i ragazzi, la giuria e tutto, e siamo qui nella platea con il terzo premiato, il tenore che arriva dall'Armenia, Tigran Melkonian, ecco, perché lui parla solo inglese, per cui io la domanda gliela faccio in italiano, spero che tu lo capisca. Io studio italiano. Ah, ecco, allora, guarda, è una piccola cosa che ti chiedo, l'emozione di essere qui in Italia a un premio Fausto Ricci e vincere il terzo premio, ma anche l'opera, perché tu farai Alfredo nella Traviata. Le tue impressioni a caldo? Actually, I am very impressed, and this was a good experience for me, first of all, because I've sung in Italy Italian arias, Italian opera, and to be part of this excellent competition is something for me, and to get in Italia the role of Alfredo, Italian, the most popular opera. It's the better. I think it's wonderful. Yes, yes. Okay. Congratulations, naturally. And need to study Italian. Surely. We wait you speaking in Italian. Next time we will have an Italian conversation. Okay. Complimenti. Grazie mille. Chi sono?
Chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo? Per sogni e per chimere e per castelli in aria, l'anima milionaria, talor dal mio forziere rubam tutti i gioielli, due ladri gli occhi belli. V'entrar con voi pur'ora, e i miei sogni usati, naturalmente siamo qui con la seconda classificata, secondo premio, e il caso vuole che sia il tenore sia il soprano sono poi gli interpreti della Traviata, per cui insomma il premio è doppio. Ecco, Giulia, di il tuo cognome, perché con questi cognomi un po'... Mi chiamo Giulia Pogrebniak. Pogrebniak, ecco, il fatto di vincere questo concorso doppio, perché farai appunto Traviata, ma hai vinto anche un premio Fausto Ricci, cosa ti ha dato? Cos'è la tua emozione del momento? Io sono molto molto felice perché Traviata è un'opera speciale per me. Io sono avvicinata per questo capolavoro per tanto di anni, non solo per motivi di tecnica, ma anche per motivi emozionali. E adesso io sono molto felice perché proprio ieri, oggi, su questo palco ho sentito che io posso cantare questa musica. Quindi io sono felice, questa è l'unica cosa che io posso dire. Immaginiamo. Allora, in bocca al lupo e ti sentiremo poi in Traviata. Grazie mille, grazie. Ancora senza venire,
Palcoscenico, perché appunto naturalmente l'euforia della vittoria o non vittoria ha portato via, diciamo, un po' di tempo, e siamo qui nel camerino, con la vincitrice del concorso. La vincitrice è Francesca Mannino, una voce straordinaria. E Francesca,
Arrivare prima in classifica in questo concorso, che cosa ti dà? Un'emozione enorme, perché il livello era altissimo, colleghe, era una finale al femminile, quindi posso dire colleghe, certo. Colleghe straordinarie, anche i ragazzi sicuramente bravissimi, è un'emozione che veramente non me l'aspettavo. Ecco, il fatto che un'artista, una diva come Giovanna Casolla ti ha così dato dei consigli e ti ha comunque dato il primo premio, penso che per la tua carriera sarà determinante. È un onore per me, non ci sono altre parole da dire, un onore enorme, straordinario, come un artista come la Casolla, che per me è sempre stata un idolo e che mi ha detto appunto, mi ha incoraggiato ad andare avanti, quindi per me è un'emozione grandissima. Ecco, allora l'emozione è appunto adesso mettere da parte, continuo a studiare, sì. E in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Oh,
il cor vento, il bel momento, e pace amor. Il bel momento, e gioia e amor, e gioia e gioia amor. E gioia e gioia e amor. Fisso annuale qui in questa splendida cornice che è il Teatro dell'Unione di Viterbo. Il premio Fausto Ricci è giunto alla sua 11ª edizione. Thank you.